correre una corsa campestre è sicuramente qualcosa che probabilmente avete fatto quando eravate giovani, ma che il podista amatore che guarda i miei video non fa frequentemente. Io purtroppo non sono riuscito a farli in questi anni perché la mia squadra di atletica non svolge questa attività, però lascio la parola a Elisa che ci racconta il dettaglio in maniera molto brillante di come svolgere un'attività in corsa campestre e soprattutto quali scarpe utilizzare. Questa è la stagione delle campestri in tutta Europa. Da dicembre a marzo si svolgono le qualifiche regionali per accedere alle gare nazionali, che in Italia quest'anno si tengono a Cassino il 9 e 10 marzo. 8 km per le donne, e ci sarò anch'io, e 10 km per gli uomini, questo per le gare assolute. E poi ci sono le varie distanze per le gare di categoria e i master. La festa del cross è una delle manifestazioni più sentite e vissute con grande spirito competitivo da tutte le società sportive italiane. Mentre i campionati europei di corsa campestre si tengono ogni anno a dicembre e sono super avvincenti, soprattutto per le categorie Under 23 e Under 20. Quest'anno si terranno in Turchia, ad Adalia, assolutamente da non perdere. Quali sono le caratteristiche di una corsa campestre? Innanzitutto si corre su percorsi interamente sterrati, ricchi di saliscendi, buche, pozzanghere, cambi di direzione repentini, tratti di bosco, in un circuito da ripetere più volte in base alla distanza di gara. Divertente quanto faticoso, soprattutto per chi è abituato a correre solo su strada. E quindi che scarpe utilizzare? Per sciogliere il dilemma ho letto il libro di Ben Onig che parla del lavoro e dell'energia che è influenzata dal utilizzo di un determinato prodotto o comunque da un determinato terreno. Chiaramente secondo me ci sono tre criteri da sottolineare. Numero uno, quante volte pensate di andare a correre una gara campestre. Numero due, quanto avete di budget per utilizzare la scarpa per questa tipologia di gara, e numero 3, quanto volete vincere la gara stessa. Comunque qualche settimana fa ho comprato su Top 4 Running e poi offerto a Elisa per effettuare la recensione la scarpa di ASICS che si chiama Resurgent. Sentiamo cosa ci racconta e poi alla fine vi racconto la mia esperienza personale. Oggi vi presento la Resurgence XC, una scarpa di casa ASICS progettata per la corsa campestre. Ma vediamo quali sono le sue caratteristiche. Presenta un'intersuola in flight foam, particolarmente morbida e reattiva. E a differenza di altri modelli da cross country, ha un inserto nella parte posteriore del piede che aumenta il grip, soprattutto nelle discese o quando i terreni sono particolarmente fangosi. La tomaia, come in tutte le scarpe chiodate che si rispettino, è molto leggera. Tuttavia, nella parte interna del piede è stato inserito uno strato in gomma che la rende molto più protettiva, ma anche più duratura. Così come abbiamo visto nella zona del tallone, anche nell'avampiede è stato posizionato un inserto in gomma dura in cui sono stati inseriti i 5 chiodi che permettono un ottimo grip e un'ottima tenuta su tutti i tipi di terreno. Io le ho testate sia in gare con superfici molto fangose e ho utilizzato i chiodi da 12 mm, ma anche su terreni più asciutti e in questo caso ho mantenuto i 5 chiodi da 9 mm che sono in dotazione con la scarpa. La zona della conchiglia è molto morbida, confortevole e allo stesso tempo sostenuta. Rispetto ad altri modelli di scarpe da pista, ti permettono di correre senza fastidio nella zona del tendine d'Achille anche per 8-10 km, che sono le distanze assolute di gara di una corsa campestre. Anche la zona della linguetta e l'allacciatura sono molto confortevoli e soprattutto queste scarpe non si sono mai slacciate durante la competizione. La pianta è stretta e fasciante, perché il piede deve essere tutt'uno con la calzatura. Non devono essere permesse delle torsioni o degli slittamenti in avanti durante la corsa, perché su terreni accidentati, come sono quelli delle campestri, pieni di buche e saliscendi, aumenterebbe il rischio di distorsioni e diminuirebbe la stabilità e la sensibilità.
Ho visto molti atleti, proprio per avere maggiore sensibilità, utilizzarle senza calze. Io personalmente, anche in passato, ho sempre utilizzato le scarpe da campestre con le classiche calze da runner. Per chi soffre particolarmente nella zona anteriore o nell'alluce, consiglio di acquistare un mezzo numero in più rispetto a quello utilizzato nelle normali scarpe da strada, per lasciare un po' più di spazio nella parte anteriore. La cosa importante è che questa scarpa non si sfili assolutamente durante la corsa, perché su terreni fangosi o molto faticosi sarebbe facile perderle, oppure in una pozzanghera, così come mi è successo di vedere durante una gara. Consiglio al termine della gara di pulire sempre le vostre chiodate, questo per renderle più durature, già pronte per la prossima competizione oppure per la prossima stagione di durissimo cross. Potete pulire con acqua calda la tomaia e soprattutto ripulire dal terriccio, dal fango e dalle foglie la suola. Al termine di questa più grossolana pulizia vi consiglio di rimuovere i chiodi con l'apposito strumento che trovate insieme alla scarpa per poter rifinire la pulizia della suola e le avrete così come nuove. In conclusione, secondo me correre una campestre potrebbe essere una soluzione ideale per variare il vostro comportamento in corsa e in effetti avere un'esperienza diversa nel caso in cui vogliate alternare la campestre a una corsa in trail. Suggerisco di prendere magari una scarpa come la Fuji Speed 2 di ASICS, che secondo me ha un ottimo grip ma al tempo stesso non è così aggressiva, anche se effettivamente simula abbastanza bene la corsa in campestre perché comunque ha un plate in carbonio. Voi nel frattempo, stay strong, keep running, scrivetemi qua sotto quali altri video vorreste vedere da Elisa e ci vediamo alla prossima. Come al solito io vado a dare a mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima!